So we will see you here, same time, same place next year. You can take this battle, cause we're gonna win the war. Better to have fought and lost, never fought at all. Secondo me la ricerca del tono dipende da tantissimi fattori, dalla sceneggiatura, dal tipo di attori che scegli, anche da come vuoi che recitino, perché poi gli attori sanno anche muoversi in diversi modi. Per esempio Paolo Rossi, no? Che fa il cattivo del film, ha degli aspetti, lui conosce gli archetipi, è uno che, come dire, ha fatto la storia del teatro e anche proprio dell'arte in Italia, e quindi conosce sia i toni grotteschi che quelli comici, ma anche quelli drammatici. Però secondo me tutto partiva un po' dalle facce che ho scelto, dalle voci, e il tono è vero, ogni tanto cioè si parla, è un po' come spesso è anche la musica che scrivo. Di primo ascolto può sembrare una cosa molto allegra e poi si può stratificare. È un po' anche questo film, può piacere magari a un giovanissimo, però poi anche un adulto ci legge altre cose. È un segno del destino. Faremo un nostro concerto. La musica di Gloria, da una parte, va sul sicuro, gioca in casa, perché ci sono i più grandi componimenti di Vivaldi, che è il nostro, come dire, una grande gloria italiana. Quindi da una parte c'è messo in cassaforte il fatto che c'è della musica bellissima, e dall'altra c'è invece una forma di sperimentazione molto spontanea, che gira tutto intorno a questo pianoforte, un quartetto d'archi. Quindi è una musica da una parte molto tradizionale, anche che tutti conoscono, che ogni tanto prende la tangente e asseconda la fantasia profonda delle protagoniste, che fanno invece come gli pare a loro. Le vere protagoniste sono cinque ragazze, sì. Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Maria Vittoria Dall'Asta, Sara Mafodda, Veronica Lucchesi. Sono a loro modo diversissime, però era un po' quello, ricreare, come dire, un gruppetto, ma anche come siamo abituati magari a vedere nelle commedie americane, dove, no, sai, c'è il teen movie con le ragazze, ognuno, insomma, come in tutti i film corali, no? Ci sono i ruoli distribuiti e sono stupende, perché punto primo, si sono impegnate tantissimo. Io gliel'ho detto da subito: il vostro ruolo è quello di eccellenti musiciste, quindi non state a pensare come voi nel corpo, e quindi hanno studiato con un coach di violino, di violoncello, poi l'ho messa in mezzo a una vera orchestra barocca, e comunque non te ne accorgi, cioè se la sono cavata. Si sono impegnate tantissimo. Ancora non l'ho visto in sala qui a Berlino con tutti, quindi vabbè, domani sarà pazzesco. La cosa bella, secondo me, del festival è che ci sono persone da tutto il mondo, anche giovanissimi, poi in questo Berlino in particolare si distingue, e ognuno ha una propria idea di, no, di cinema, di raccontare le storie. Quindi la cosa più bella è proprio, sarà vedere negli occhi di chi guarda, oppure sentire le reazioni. In questo la musica a me mi aiuta molto, perché la musica è un linguaggio universale, quindi gran parte del film è anche senza battute, c'è tantissima musica, e quindi sì, no, Berlino non ho parole, è proprio il posto più bello in cui potessi approdare. Salve amici di Cinemarte e buona visione a tutti. Il film che oggi ho deciso di recensirvi è un film nuovissimo di quest'anno, del 2024, nelle sale cinematografiche dallo scorso 11 aprile, quindi da pochissimi giorni, e si intitola Gloria. Esordio alla regia della famosa cantautrice Margherita Vicario.
l'esordio alla regia. È un film musicale e drammatico, tutto al femminile e piuttosto atipico. Già in corsa per l'Italia alla Berlinale, è ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine Settecento, esattamente nell'istituto Sant'Ignazio, una via di mezzo fra orfanotrofio, conservatorio e convento. Qui Teresa, interpretata da Galatea Bellugi, giovane dal talento visionario, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste dirette da Perlina, interpretato da Paolo Rossi, un problematico e dispotico maestro di cappella, coltivano di nascosto una musica del tutto moderna, queste ragazze, ribelle, una musica pop, lontana mille miglia dal barocco dominante a quell'epoca. Fresca allegoria di un'arte e di un'epoca in cui le donne contavano poco, e anche come riscatto. Sempre al femminile, in Gloria c'è anche la storia fantastica di una contaminazione tra musica classica e contemporanea, non del tutto impossibile, ma a cui manca il racconto. Ci sono sempre state donne musiciste, certo, molto libere creativamente, che trovavi o nelle corti o nei collegi, comunque in luoghi protetti, disse a Berlino la regista, cantautrice ed attrice. Donne di talento che preferivano farsi suore pur di continuare a suonare, pur di coltivare la loro passione, quindi. Siccome erano le ultime considerate a quei tempi le reiette, a volte i loro cognomi erano gli stessi dei loro strumenti. Ho immaginato, dice sempre la regista, così che potevano anche esibirsi in brani molto moderni che nessuno avrebbe potuto sentire. Insomma, potevo fargli suonare quello che volevo senza essere smentita. Nel film, scritto da Anita Rivaroli e dalla stessa regista, nel cast troviamo Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, famosa cantante che fa parte della rappresentante di lista per la prima volta qui nelle vesti di attrice, molto brava. Troviamo anche Elio delle Storie Tese, Natalino Balasso, Anita Cravos, Vincenzo Crea e Paolo Rossi, come vi avevamo preannunciato, nel ruolo di Perlina, maestro di cappella che potrebbe anche ricordare lontanamente Vivaldi, ma pieno di rancore per la sua sterilità creativa. Fare un prete cattivo mi è venuto abbastanza facile, ha dichiarato l'attore Paolo Rossi. E ancora la Vicario, nipote dell'attore e regista Marco Vità Vicario e dell'attrice famosissima soprattutto negli anni 60-70, la ricorderete, Rossana Podestà. È anche figlia, tra l'altro, del regista Francesco Vicario. Infatti l'attrice, cioè la regista e attrice Margherita Vicario, ha affermato: «Vengo dalla musica e mi veniva sempre chiesto cosa pensavo delle donne nella musica di oggi. Così ho cominciato a studiare le compositrici del 500 e fino al 900. Che erano tutte poco conosciute, e così ho fatto un film di fantasia per fare giustizia di quelle donne di cui non si sapeva e non si sa nulla». Poi sottolinea Veronica Lucchesi, la cantante e adesso anche attrice del rappresentante di lista. «Questo film è arrivato al momento giusto», ha detto Veronica. «È difficile oggi essere ascoltati nell'ambiente musicale ed ero anche delusa dalla narrazione della musica di altri colleghi, sempre gli stessi. Mi sentivo come una bella statuina e se non ci sei in quell'ambiente scompari del tutto».
Infine ha dichiarato Elio delle Storie Tese che nel film interpreta Romeo, un assistente dell'istituto che sta dalla parte delle ragazze, che bisogna dare un tributo a queste ragazze coraggiose che la Vicario ha voluto rappresentare in questo film, delle ragazze che ai tempi non venivano per nulla considerate, mentre che invece erano delle musiciste, possibilmente con lo stesso talento che avevano gli uomini. Però allora i tempi erano quelli e le donne musiciste non venivano considerate completamente. Quindi la regista vuole rendere giustizia proprio a queste ragazze musiciste, a queste donne musiciste, che ai tempi non venivano considerate del tutto. Il film drammatico musicale, della durata di 100 minuti, è una produzione Tempesta con Rai Cinema e Telefilm. Quindi io penso di aver concluso con questa recensione. Il film Gloria di Margherita Vicario ve lo consiglio perché mi sembra un film notevole, molto interessante.